masca allargata non solo della città debba esservi grata per questo segno che state dando, per aver risvegliato l'attenzione su una questione importantissima da cui dipende per molti aspetti la qualità della vita nel nostro territorio, per tre aspetti sostanziali. Innanzitutto per la tutela del lavoro. Cosa c'è di primario rispetto alla qualità della vita delle persone, della tutela del lavoro? Quindi questo è il primo obiettivo importante e determinante. Il secondo aspetto è legato alla promozione del turismo. Come si può pensare di promuovere una crescita turistica del nostro comprensorio senza valorizzare al massimo il nostro lago e il trasporto pubblico lacuale? Quindi riuscire non solo a salvare ma a potenziare quelle che sono le occasioni, le opportunità fornite dal servizio di trasporto pubblico lacuale è importantissimo per il nostro territorio, è importantissimo per Como e per tutta la provincia. E credo che se Como vuol riassumere un po' il ruolo di capoluogo, cosa che gli compete, deve saper mettersi in rete con i sindaci dei comuni del lago per poter portare una voce comune, condivisa e forte negli organismi che poi hanno in mano le decisioni. Sappiamo che i comuni possono decidere poco su queste questioni, però se si uniscono, se fanno rete, se sono in grado di rappresentare veramente il territorio, quindi se anche a Como assume un ruolo di coordinamento e di spinta in questo senso, credo che anche là dove si deve decidere ci debba essere per forza un'attenzione diversa a questi problemi.